Salve ragazzi, rieccoci. Questo è il commento di Inter Verona. Ragazzi, l'Inter quest'anno non gioca bene per un cazzo. Cioè, non gioca bene per un cazzo. Proprio non gioca bene. Non gioca bene. Ha fatto una partita, una buona partita con l'Atalanta e ha vinto. Però con il Carpi, con il Milan, con il Chievo, con stasera non ha giocato bene. Però ragazzi, vince. L'Inter sta prendendo il largo, cioè, c'è poco da dire. C'è poco da dire. Anche stasera, diciamolo, secondo me l'Inter non è stata assolutamente scandalosa. Ha creato delle occasioni con Perisic, anche con Felipe Melo. Ce l'ha avuto le occasioni anche con Icardi. Sì, ce l'ha avuto le occasioni. Poi però, ragazzi, la fortuna dalla parte in questo momento è dalla parte dell'Inter. Bisogna essere onesti anche perché noi di fortuna, noi della Juve di fortuna non abbiamo preso un cazzo, se l'abbiamo preso due Lagni, 3.000 parate di Leali e ci siamo, e abbiamo preso gol all'ultimo secondo. Invece l'Inter ha subito un'azione tutta la partita praticamente, un'azione tutta la partita, traversa di Sala, contropiede, calcio d'angolo per l'Inter, gol di Melo di testa. Ragazzi, questa è fortuna, questa è fortuna. È fortuna e all'Inter gli sta dicendo fortuna. È molto cinica e basta. È molto cinica, sfrutta le occasioni che ha, quello che non fa la Juve, per esempio, è anche fortuna. Saranno cazzi amari con l'Inter. Saranno cazzi amari, ragazzi, con l'Inter, secondo me. Quindi la Juve, secondo me, si deve preparare bene per la sfida contro l'Inter, ma però si deve preparare bene per sabato. E l'Inter domenica comunque è una partita molto tosta e vedremo se veramente l'Inter si fermerà oppure se continuerà questo cammino per adesso che sembra non interrompersi. Però domenica ragazzi gioca con la Fiorentina l'Inter, quindi non è facile. Gioca San Siro con la Fiorentina, quindi vedremo. E comunque l'Inter vince 1-0 ragazzi, il quarto 1-0 con un gol di Felipe Melo, un bel gol di testa e niente, il Verona non ha fatto molto. Diciamo che il Verona non aveva i titolari, due titolari più forti, a mio avviso Jankovic a centrocampo e Toni in attacco sono fondamentali per il Verona non ce l'aveva, ha subito per tutta la partita, poteva fare il gol dell'1-0 con un po' più di fortuna, invece ha preso la traversa e ha preso gol l'azione dopo. Sono cose che capitano e quindi possono capitare. E niente. Bene, ragazzi, questo è tutto. E ci rivediamo al prossimo video, al prossimo commento, che è quello di Carpi Napoli. Ciao, ragazzi. Forza Juve.